E bentornati ragazzi all'ottava parte di Pokémon Rubino. Ok ragazzi, in questa parte qua finalmente si affronta la palestra. E direi che possiamo subito partire. Dai che, insomma, non sarà una passeggiata, quindi direi di avviarci subito. Ok, Nuzleaf è primo. Ok, grazie a Zigzagoon per la super pozione, mi servirà sicuramente. Ok. Allora, il primo è un chitarrista. Ok, mando in campo Electric. Ok, io ho Nuzleaf. Un bel bruciapelo e ci stava benissimo. Voilà, fino lì. Ecco qui. Adesso proseguiamo con Semitraglia. Direi... Oh, le tre bastano. Perfetto. Bene. E uno levatosi dai piedi. Ok, l'altro è Magnemite. Purtroppo mi tocca cambiare. Che palle. Io pensavo di non dover usarlo. Insomma, speravo di non dover usarlo. Ok. Adesso andiamo avanti. Vediamo un po' chi troviamo. Allora, qui c'è un bullo, vero? Esatto, allora bisogna andare a sfidare lui adesso. Ok. E il prossimo è un altro chitarrista, mi sembra di vedere. Ok, iniziamo con crescita stavolta. Ok. No, bello. Questo è un attacco speciale, quindi non ti serve niente calarmelo con Ruggito. Allora, dai, va avanti. Bravo, bravo. E vabbè, colpi subiti. Due. Mannaggia a te, Nuzleaf. Dai, continua, non arrenderti, dai. Allora, però non capisco che ci fa Zigzagoon in una palestra di tipo elettro. Vabbè, chi se ne frega. Non voglio nemmeno saperlo, guarda. Ok. Allora, eccolo qua il chitarrista, adesso lo affrontiamo anche lui. Quella, se non erro, è una combat girl. Vabbè, faremo anche lei dopo. Che però ragazzi ha Meditite, mi sembra. Perché cosa vuoi che abbia dopo tutto una combat girl, una combattente. Allora, facciamo qua una Turforza. Che diventa comete, che è infallibile. Ok, scelta migliore mi sembra. Sì, ma vabbè. Bastardo che sei, te. Adesso purtroppo, ragazzi, la difesa è calata molto, quindi dovremmo sostituire Nuzleaf. Ma io non voglio farlo, perché di no, insomma. Chi mi ci obbliga? Allora, Natura Forza. Sì, ma vabbè, dai. Che palle, oh. Puoi fare azione, già lo so. Perché cosa vuoi che faccia un Voltorb dopo tutto? Ah no, ho fatto sottocarica. Vabbè, si vede che sta un attacco elettro allora. Ma per fortuna io c'ho Nuzleaf, ripeto, per fronteggiare i tipi elettro almeno. E poi vabbè, insomma, come sempre ci saranno le eccezioni nelle palestre. A volte ci sarà, diciamo, qualche intruso che non usa tipi della palestra. E adesso guarda, infatti, azione toglie un bel po'. Per essere una mossa, diciamo, di base che sanno i babies. A livello 1, a livello 5, in questo caso, insomma. Sì, perché prima della quarta generazione, ragazzi, le uova facevano scudere Pokémon al 5, non all'1. Il livello 1 esisteva soltanto per i selvatici nei primi percorsi, ma neanche. Esisteva solo il livello 2 al massimo, di Zigzagoon tipo Ciena, eccetera, eccetera. Allora, questa qua, dicevo, c'ha un tipo diverso dagli altri e quindi dovrò fare così.
Mandare Wingull perché c'ha un tipo lotta. Eh già. Infatti, guardate. Però mi sa che mi frega lei perché avrà un... non so, qualcosa. Ah no, ok. Proprio un intruso così, a cavolo. Messo così tanto per... senza un... senza un nesso con i tipi elettro, vabbè. Chi se ne... meglio così, va? Allora. Allora, nebbia? No, non voglio. Vabbè. Però ragazzi, allora adesso vi spiego perché Wingull non è più a livello 21. Praticamente ragazzi, ho fatto un save state per errore, ho premuto F7 e sono tornato un pelino prima rispetto a dove avevo salvato, perché nell'originale praticamente io non avevo tagliato. Allora dopo ho voluto rifare con F7 un save state dove avrei tagliato, avrei fatto, insomma, nella parte scorsa avete visto che ho tagliato tramite una transizione. E infatti ho detto vabbè, rifaccio questo pezzetto qua, perché se no veramente viene troppo lungo. Adesso io salverei, però, perché non è che sia facilissimo il capo palestra. Quindi ragazzi, non mi ricordo nemmeno cosa di come si dice, di preciso. Quindi sto pensando sia con Basken, cioè se devo mettere con Basken prima oppure lasciare lui. Io metterei con Basken perché mi sembra che abbia dei Magnemite a ridaglie. È inglese, dovremmo dire Magnemite, ma vabbè. Allora, eccolo qua. E infatti vedete, aveva Magnemite lui. Dai, con Basken insomma. È per questo che ti chiamo al dovere. Cioè che ti chiamo insomma a lottare, per sistemare questi tipi elettroacciaio che Nuzleaf non può sistemare, per l'appunto. Ok, eccolo qua che arriva Voltorb, finalmente qualcuno che può fronteggiare anche Nuzleaf. Mi sarei anche rotto, sapete com'è, no? Allora, bruciapelo. Perché se no, se non inizio con bruciapelo... no, si autodistrugge, dai. Beh, vaffanculo ragazzi, oh. Dai. Vabbè ragazzi, oh. Ok. Devo accettare che purtroppo Nuzleaf è sfigato. Vabbè. Guardalo quanto fa di danno. Guardalo quanto fa di danno. Madonna, il danno. Però adesso sarà costretto tipo a ricaricarlo. Infatti, stavo pensando pure io. Però purtroppo è molto più veloce lui che con Basken. Mi chiedo cosa dovrei fare. Ah, io me lo uccido adesso, lo so. Beh, no, dai. Come ha fatto a resistere non si sa, però meglio così, va. Si è attivato anche aiuto fuoco, tra l'altro. Ma se anche non si attivava, meglio così, insomma. Nel senso che tanto avrei vinto lo stesso e quindi non serviva aiuto fuoco. Era già metà vita. E niente ragazzi, purtroppo Nuzleaf non ce l'ha fatta. Non mi ricordavo che avesse autodistruzione, se no l'avrei tolto di lì. Vabbè, oh. Si vede che Walter voleva arrivare, insomma, come si dice, voleva sbarazzarsi del più pericoloso che avevamo noi. Vabbè. Allora, adesso ragazzi, prima di avviarci però verso il prossimo percorso a nord, insomma, io vorrei farvi vedere una cosa, che sarebbe che in pratica, adesso andiamo qua dentro, e vedete infatti ragazzi che c'è il casino, no? E c'è ancora la tipa da cui possiamo prendere 500 gettoni. Al costo di 10.000 poche dollari, mi sembra. Eh sì. Tipo io adesso ne prendo 1.500, non so. Ecco.
Però non è l'unica cosa che possiamo fare qui nel casino, prendere gettoni. Possiamo prendere anche una bambola, che sarebbe la bambola del Pokémon con cui abbiamo iniziato l'avventura. Questo qui ci dovrebbe dare dei gettoni, ma soltanto mi pare in certe circostanze. Tipo se ti vede a corto, non so, di gettoni, tipo che ne hai zero o pochi, magari te ne dà. Non so, perché a me non ne ha dati, vabbè. Ipotizzo io, ragazzi, eh. Ipotizzo io. Non lo so di preciso, però, insomma. Allora, dai, Zigzagoon. Oh, dai. Vi ha ruggito, fammi un bello spaccaroccia adesso. Guai a te. Con Basken se lotti ancora, no, scherzavo, dai. È solo che purtroppo gli altri del team si stanno allontanando, per così dire, da lui. Un po' mi spiace, vabbè. Allora, che possiamo fare? Facciamo così allora, Sfidiamo questi due qua, che sarebbero un reporter e un'intervistatrice, tipo. Io rifiuto di farmi fare l'intervista perché, insomma, ragazzi, andrei anche di fretta, vorrei andare ad esplorare nuovi percorsi, nuove zone. Insomma, non voglio essere intervistato, no grazie. E poi, insomma, non c'è nessun... cioè, non cambia niente nella storia, ragazzi, non c'è nessuna variazione. Non c'è nessun guadagno, non c'è nulla, anche se non lo fate. Fa niente, insomma. Quindi, motivo in più per non fargli fare l'intervista. E beh, insomma, andate a intervistare gente famosa, non schiappe come me, per dire. No, niente intervista. Non mollare. Io? Ma siete voi che vi impicciate dei miei affari, oh? Che volete? Chi vi conosce? Vabbè. Ok, mi sono fatto sgamare dalla tipa e senza neanche saperlo avevo il giusto Pokémon per l'avversario giusto. Muy bien, muy bien, muy bien. Però mi piacerebbe che farebbe, che facesse qualcosa anche Nuzleaf, perché purtroppo, a parte gli allenatori, non è riuscito a fare niente contro il capo palestra. Io pensavo anche contro di lui che ci riuscisse, invece no. Bastardi di Voltorb, vi odio a morte io. Vi odio a morte. Maledetti voi. Voi e la vostra famiglia dovete crepare, perché anche quando trovate nelle centrali elettriche, ragazzi, di Kanto, di Hoenn, subito autodistruzione o esplosione, anche se è shiny. Soprattutto se è shiny. E non c'è niente da fare se non... sì, ci sarebbe qualcosa magari. Dovresti avere... bisognerebbe avere un... Poliratto Politude con umidità. Così almeno l'esplosione si evita. Cioè, è l'unico modo, quello che conosco io, ragazzi. Se no, boom! Boom, 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 boom. Vi fanno in faccia. Allora, faccio partecipare un po' anche Wingull. Wingull, insomma. Perché se no, poverino, piange. Allora, adesso vediamo un pochino. Chi hai? Ok, Sensriu. Beh, dai. Allora, meglio così in questo caso. Dai, che c'è la prossima palestra di tipo fuoco, quindi dovremo anche, insomma, di qualche giorno, di qualche ora magari, andare a rafforzare pure il nostro, la nostra gabbianella. Mi scordo sempre che sei femmina, come mai non si sa. Però vabbè. Allora, dove ho messo l'antidoto io non si sa. Ah, eccolo lì. Che scemo che sono, vado in giro a cercarlo quando è lì. Semplicemente sotto il... sotto i miei occhi, insomma. Sono forti, anche se perdo non piangerò. Ne sei sicuro, bambino?
Non è che dopo piangi? Vabbè, affari suoi, oh. Se poi non riesci a trattenere le lacrime, affaracci suoi, sarà un ipocrita del cavolo. Che volete che vi dica? Dai zigzagun, dai zigzagun. Crepa. Per favore. Ole, grazie mille. Allora, Nazlif. Vabbè, ma ciao allora. Mi tocca farlo andare ancora una volta il nostro Combusken, perché se no, chissà, potrebbe usare pazienza, magari non lo uccido e allora anche lì sono cazzi amari. Ok, così almeno adesso non avrà neanche il tempo di usare pazienza. Ok, almeno sei più veloce di Nazlif, papà. Però grazie al cavolo era avanti di non so quanti livelli. Ok, altra super pozione. Grazie mille, Zigzagun, ti stai rivelando molto utile. Veramente. Allora, vediamo un po' adesso che succede. Questa qua c'ha Tile. Attenzione ragazzi che... Sì, anche Tile era un bellissimo tipo volante, un bellissimo Pokémon di tipo volante da scegliere. Ma ormai, insomma ragazzi, mi sono deciso di dire cerchiamoci un altro tipo volante che sarà molto molto più in là, ve lo garantisco. Perché sì, insomma, voglio essere originale ragazzi. Voglio essere originale io. Scusate se sono testone, però insomma, vedrete ragazzi che dopo ne sarà valsa la pena. Ok, perfetto. E un'altra fuori uso. Avventuriero. Allora, vediamolo un po' l'avventuriero che c'ha. Madonna. La Madonna, ragazzi, c'ha una schiera infinitissima di Geodude. Che poi dove vuoi arrivare con 4000 Geodude? Non lo so io, vabbè. Lasciamolo fare, oh, ragazzi. Commento lui. Guarda. La convinzione frega la gente, sai? E te lo farò vedere proprio adesso. Io non so cosa pensi di concludere così, mettendo una sfilza di Geodude in campo. Vabbè, io avrei cambiato, non so, Nosepass, magari Anorit, sai com'è, Lilip, ce ne sono tipi roccia. Invece tu stai sempre lì, su Quit 2-3. Onix, Rhyhorn, no, quelli che hanno di sbagliato chi lo sa. Vabbè. Allora, Geodude? Ma sì, guarda. Allora, voilà. E un altro fuoriuso. Va bene. Ma tanto io, cioè, come se non avessimo nient'altro di meglio da fare, ragazzi. Guardi che c'è gente che ha una vita sociale al mondo, sa? Lei, signor avventuriero? Ecco. Vediamo sto qua se ha 3000 Geodude anche lui. Oh, grazie per la clemenza, sa? Allora, Pistolacqua. E fuori uno. Se c'è un altro Geodude io impazzisco, ragazzi, divento matto. Ti prego, non ho un altro Geodude. Oh, sì ragazzi, sì, grazie mille. Vediamo un po' se devono farmi incazzare o... Con tutti sti macho, cioè Geodude... Cioè, vabbè, un po' di fantasia, madonna. Che tristezza, guarda. Tutti quanti che hanno gli stessi Pokémon di canto, poi. Questo razzismo verso la regione di Hoenn. Sempre selezionare tipi da canto, vabbè.
Allora, qui c'è il cammino ardente. Il cammino, non il cammino ardente. Il cammino, ragazzi, sarebbe quello che certi c'hanno per riscaldarsi. Il cammino, invece, ardente, è quello che ho appena percorso. Ok, queste sono bacche a volontà per tutti. Bene, bene. Muy bien. Allora, bacca pesche e bacca frago, eh. Bene, mi servivano delle bacca pesche. Ne avevo solo una per colpa di 3000, diciamo, Pokémon sul percorso 110 che mi hanno avvelenato 3000 volte. Allora, lui che c'ha? Non si sa. Ma direi di mettere, non so, lui, che non si allena da un bel po'. Dai, Electric, fagli vedere di che pasta sei fatto. Di pasta frolla oppure di pasta un po' più dura. Vabbè, che battute faccio non si sa. Allora no. Guarda, allora no. Allora in questo caso, ragazzuoli, direi proprio di no, eh. Sì, ma vabbè, dai, fa un cambio uno e si trova i Pokémon paralizzati. Ma cos'è sta storia? Allora, pensa, giù, ripensa. Disparalizzalo, va? Ok. Allora, vabbè. Se magari mi è concesso anche a me lottare. Magari, eh. O vuoi fare tutto te? Non lo so, eh. Tuono onda, attacco rapido e poi... E ancora, e basta! Che rompicazzo! Allora, abbiamo finita. Di qualche ora vorrei anche lottare. Non solo tu. Adesso per colpa di questo fesso sono sicuro che... Makuhita? No, guarda, io cambio e metto con basket. No, che idiota, potevo mettere Wingull. Perché ho messo l'altro che è troppo allenato? Perché sono idiota? Perché sono idiota? Non si sa. Ok, questo qua direi che lo affido a te. Electric è tutto tuo, guardalo. Guardalo com'è felice di potersene occupare, eh? Guardalo. Sprizza le grede da tutti i pori, lo sento già, lo vedo già. Ok. Bene così. Olle. Perfetto. Allora, direi che forse, ragazzi... Ehi, chi sei tu? Ciao ragazzino, chi sei tu? Che ci fai qui? Ci regala forza segreta, eh? Bravo amico, bravo. Spiegaci le basi segrete cosa sono. Ok. In certi posti ci dice, come rientranze o pini come questo, possiamo farci una bella base, ok. In sostanza il messaggio era quello: fatti una base segreta anche tu e fai i peggio crimini. Yeah. Ok, va bene. Ok, lo farò senz'altro, eh. Lo farò senz'altro. Una base segreta perché serve nascondersi dopo che la pula ci ha beccati con la neve. Già. Se no, cosa deve servire la base segreta? Suona troppo losco, ragazzi. Suona troppo losco. Allora, terrei lui e batterei questa ultima fantallenatrice e poi chiuderei la parte io, ragazzi. Vi dico questo, ecco. Vi, come si dice, espongo i miei piani, ecco. Ok, scintilla. Oh, che bello. Facciamo scintille, letteralmente. Il prossimo è Numel. Ok. Fammelo selezionare, Wingull. Ok. Bam 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 bam.
Allora, eccoti qua. Fatti inondare. Beh, non proprio, sono 2-3 gocce d'acqua, ma sono sufficienti per farlo schiattare. Allora, so che sei di tipo svantaggiato, ma devi mettercela tutta ugualmente. Ti prego, Electric, sei quello più indietro, te. Beh, tecnicamente c'è anche altra gente, però io scelgo te. Perché di sì. Però se me lo paralizzate ogni 3x2, non gioco più allora. No, beh, scherzo, ragazzi. Comunque c'è da terminare la parte. E io volevo ultimare, insomma, questo percorso, appunto. Volevo siglare la fine di questo percorso, appunto. Se mi è concesso, appunto, ammazzando questo Roselia, andandocene a letto. Perché in effetti, ragazzi, si mi sta per arrivare mezzanotte, ridendo, scherzando, sì. 47 minuti, madonna. Ma dai, mi... cioè, mi bastava, ragazzi, che fosse vivo. Che fosse vivo mi sarebbe bastato, invece no, neanche quella. Vabbè, titolo della puntata di oggi, ma è una gioia. Perché sì, ormai stanno per arrivare le 00 del 24 luglio, e quindi, tecnicamente, oggi, sì. Allora, mi ricuro dalla nonnina, dalla vecchietta. Lo so, ragazzi, è la prima volta che ci salutiamo fuori città, però purtroppo se faccio il percorso 113 mo vi rompete le palle, quindi questo a me non andrebbe giù per niente. No, grazie, guarda, una pausa è più che sufficiente per me. E nulla, ragazzi, allora la parte finisce qui. Se vi è piaciuta mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e io vi aspetto sempre qua. Un saluto da Giulio92.